Sergio. Cognome. Calafiura. Data di nascita. 22/5/1979. Professione. Cantante e insegnante di canto. Segni particolari. Intonato. Certo. Ah, bella lo abbiamo messo noi ironicamente. Buongiorno Sergio. Buongiorno Sergio, ben trovato. Allora, grazie, diciamo che in questo momento Sergio, che non segue i talent, ma ha due suoi allievi, anzi uno ancora impegnato, l'altra che è Lavinia Viscuso, che abbiamo avuto ospite anche in questo programma, che salutiamo, che comunque ha fatto egregiamente il suo The Voice, perché ha iniziato alla grande, poi dopo insomma le avventure possono anche finire un po' prima rispetto alla conclusione reale, ma sono comunque importanti. E chi è ancora in gara, come un altro ragazzo che conosco molto bene perché presentai ai tempi di 100 nel 2006 e anche in questi anni in Miss Italia ha fatto il tour insieme a noi, Maurizio Di Cesare. Insomma, soddisfatto, no? Di questi due ragazzi. Assolutamente, loro sono bravissimi. Lavinia anche lì è un talento eccezionale, quindi meritava sicuramente qualcosa in più, però va bene così. Maurizio, ti chiedo solo di stare un po' più vicino al microfono, anzi me lo chiedono dalla regia, quindi va bene. Giro a te la proposta. Dunque, tutto questo perché viene fuori da una lunga carriera tua, però personale, che ti ha portato credo a iniziare da giovane, anche se sei ancora giovane perché sei del 79. Grazie. Hai 5 anni meno di me, quindi vuol dire insomma 4, sì. No, 5, io sono del 75, 4 5 del 74, sì, dell'80 sarebbe stato 5. Benissimo, dai. Grazie. E quindi come è iniziato tutto per te? Io voglio capire, raccontare un po' a te, e poi vedremo anche delle cose che ti riguardano. Io ho iniziato la mia carriera da cantante prima di tutto, poi come insegnante. Mi sono formato a Milano e poi ho fatto diversi stage e corsi per diventare un insegnante. E così è andato. Ma non cantante. Cantante e insegnante, cioè, continua a cantare. E qual era però la cosa che ti premeva di più? Cantante, la parte didattica, cioè quella dell'insegnare, perché o quella del diventare tu un cantante? Quella è arrivata successivamente. Okay. Però l'insegnamento. Sì, l'insegnamento, sì. È arrivata da degli amici, mi chiedevano se potevo dargli qualche lezione di canto, e poi da lì è diventata una professione. Ora, non c'erano i talent quando eri tu più piccolo? Era appena uscito Amici. Ah beh, ammazzate. O come si chiamava, sì, diventeranno famosi. Saranno famosi. E io dovevo scegliere se entrare in accademia con loro oppure fare il CPM. Ho scelto il CPM, quindi la formazione. Ah ecco, quindi eri lì, una sliding doors. Ho fatto la chiamata, sì, dovevo fare il provino, ma poi io avevo optato per... per la scuola, la quella un po' più certificata, anche scelta se ponderata, sì, per ma me, anche se vuoi mio parere. È vero, magari si sarebbe bruciato in quel tempo, magari esatto, avrebbe fatto quel programma, poi però avrebbe perso il treno lì, della formazione, forse, sì, chi sì, lo sì sa, oppure magari si sarebbe portato a casa un trampolino di lancio. Beh, una scommessa, ma questo non si sa. È l'effetto sliding doors, sì, proprio, sì, dalla serie arrivi davanti alla metropolitana, prendi quella metro oppure si chiudono le porte prima. Avresti scelto come lui, dai, la saggezza porta a questo. Beh, no, vabbè, ma nel mio mestiere, aspetta, nel mio mestiere non esiste una scuola, è quindi vero, non avrei mai potuto fare un CPM dei conduttori televisivi o radiofonici, perciò avrei scelto la visibilità e la possibilità di stare in mezzo a un contesto che potesse poi dare sicuramente sì uno slancio, no? Avere un investimento, sono cose un'opportunità è uno, quello sì. Sì, io credo e non sbaglio a dirmelo che sia uno dei migliori insegnanti di canto, Sergio, che abbiamo in grazie Sardegna, ma non solo, perché tu giri spesso anche per l'Italia, insomma fai un po' sì la trottola avanti e indietro, perché ci sono seminari che ti vedono protagonista anche a Milano, Monza, insomma zone sì, sì, sì limitrofe. Te la immaginavi così la tua vita? No, non mi aspettavo neanche di diventare un bravo insegnante, cioè di quelli richiesti. Quindi va bene così, insomma, giorno dopo giorno uno si costruisce un po' il suo futuro. Hai tante realtà musicalmente parlando, ci sono tanti progetti. Partiamo da questo che abbiamo preparato, che è l'ultimo in diciamo arrivo e quindi in ordine di tempo. Okay. L'amore ultimo. Sì, l'amore di ultimo. L'amore di ultimo, scusami. Lo vediamo e poi, okay, e poi ne parliamo. Prego. Provare a fare i conti con te.
vivere questa notte, che emozione, pensando a te che sarà l'uomo di domani col futuro da cambiare. E spezza le reti e le catene di quell'odio senza scrupoli, e vola in alto per contare sulla forza dei miracoli. Pensieri che si fermano, è quello scudo che non vuoi, con la paura che hai negli occhi e la coscienza che non tocchi, che adesso esplode senza un perché. E adesso ascolta, con la forza delle ali e del coraggio vola, e prendi tutto quello che ti rende del disprezzo per la vita, per cancellare dai tuoi occhi questa rabbia per il sapore della sfida. E quanto è povera la luce delle stelle questa notte, che emozione, pensando a te che sarà l'uomo di domani col futuro da cambiare. E spezzare le catene di quell'odio senza scrupoli, per contare sulla forza dei miracoli. Afferra e tieni stretta questa mano, smetti di usare le persone per i tuoi fini, inizia a guardare chi ti sta accanto, chi per te vorrebbe soltanto un futuro migliore, chi per te lotta affinché questo mondo finalmente cambi. E non pensare di essere solo ad aver provato sulla propria pelle tante sofferenze. Impara ad ascoltare, impara soprattutto a lasciarti andare, e permetti a qualcuno di toccare la tua anima, permetti a qualcuno di camminarti accanto, e permettilo a me, il capitano, l'ultimo, perché è invincibile. Che per noi lottare sarà sempre sognare e non sarà mai condannare. Progetto che è legato fortemente, sì, al capitano, ultimo capitano dei Carabinieri, che tanto è stato lodato, premiato per aver arrestato Totorina e Provenzano e tutta quella combricola di persone poco raccomandabili, sicuramente, che ha avuto un periodo anche un po' complicato, perché lo stesso Stato poi gli si è rivoltato un po' contro, sì, ma si sa che alle volte esiste, sì, la delinquenza non solo fuori ma anche dentro le mura. Vabbè, però un progetto che si intitola appunto L'amore di ultimo, proprio dedicato a lui. La voce che sentivamo alla fine del pezzo era proprio quella del capitano ultimo, sì, che sì, mi dicevi, sì, va in giro quando ci sono interviste da fare col passamontagna in faccia ancora, perché sì, è sotto scorta. Sì, sì. Ci racconti un po' come è nata questa cosa? Sì, è nata da un video in internet che avevo, dove cantavo, quindi mi hanno contattato perché volevano che mettessi la voce in questa canzone, quindi sono andato su, che la canzone non era ancora formata, quindi in base un po' alla mia l'altro voce. L'altro cantante è l'autore del testo? Sì, del testo insieme a un'altra signora che si chiama Maria Bertini. E insieme a altri musicisti bravissimi come Mauro Formica, Davide Peralisi, abbiamo tirato su questa canzone in due giorni. In due giorni? Sì, sì, insieme. Tra l'altro il video è registrato a Roma dentro una casa famiglia. Sì, che è proprio quella di Capitano Ultimo che lui tiene. Quindi i fondi della canzone che vanno... Lui adesso che cosa fa di preciso, in effetti? Io l'ho perso. Lui fa sempre il carabiniere. Sempre? Sì, sì, sì. Oh, i fondi dicevi vanno a favore di questi ragazzi che, sì, vivono nella casa famiglia, dove a destra, sì, abbiamo visto anche le civette. Sì, sì, abbiamo Falchi, visto. Aquila, Falchi, bellissimo. Eccetera. Meraviglioso, sì. Sì, sì. Bello, mi sembra una cosa... E tu sei stato preso e catapultato in questa realtà grazie, sì, alla rete, come al solito. Esatto. La famosa, sì, rete. Sì. A volte la rete ti pesca, a volte, sì, ti lascia. In questo caso ha pescato. È anche ha pescato bene. È una canzone molto impegnata che affronta dei temi molto importanti. Sì, abbiamo visto anche le foto di Falcone e Borsellino, del generale della chiesa di Totorina. Sì, 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 bella. Il tema è legato a un personaggio sicuramente molto forte, sì, sì, il capitano ultimo appunto. Torniamo tra poco, torniamo tra pochissimo con un altro ospite, prima telefonico, poi torneremo con Sergio Calafiura, quindi rimanete l'ultimo quarto d'ora di questa puntata. Tornando a Sergio Calafiura, io ripartirei da questa clip, partiamo da questa e poi torniamo a chiacchierare. Yeah.
Bene, un breve ma intenso percorso attraverso un po' tutte le cose che fai, no? E siamo partiti dalla prima band con la quale fai gli anni 80. Cover anni 80, anni 90. Gli anni 80, che sono secondo me il periodo più bello della musica. Si dice sempre questa cosa, fa figo quando quale? Si dice. Il periodo degli anni 80 è il periodo più bello per quanto riguarda la musica, cioè ciò che usciva. Tutto nuovo, ma io posso dire anche gli anni 70. Sì, va bene. Però per quanto mi riguarda, sì, io ho vissuto gli anni 80. C'è 60 e 70. Facciamolo dire al maestro di musica. Maestro, cosa dice? Sì, allora gli anni 80 pure io, magari un po' meno quella elettronica, devo dire la verità. Sì, quello è vero. Però sì, il rock è nato lì nella sperimentazione. Poi ovviamente non dimentichiamo l'eredità degli anni 70. Ti divide in più realtà, cioè questa per esempio che si chiama, con la quale fai Evergreen. Gli Evergreen, poi Frozen, se non Frozen sbaglio, è una cover che ho fatto, sì. La cover di Go, sì, ok, che è quella che abbiamo visto alla fine, sì. Quindi ti canti anche cover tu, ma per sì, conto tuo ti diletti. Poi ci sono altre realtà musicali con le quali fai inediti, quindi sì, la tua band, quella The Stop, sì, sì. Che dovrebbe uscire un disco tra poco? Sì, esce spero tra qualche mese. Poi ci siamo in finale da Rezzo Wave. Ah, beh, insomma. Speriamo un po', vada tutto, quelle regionali. Mo, vediamo un po' come va. Perciò il tuo territorio veramente spazia un po' ovunque, perché un insegnante deve saper forse cantare di tutto per insegnare bene. Sì, deve saper cantare sempre, deve voler cantare sempre. Cioè, hai comunque un'attività live, è qualcosa che poi è da trasmettere, quindi non può essere come nel calcio l'allenatore all'Arrigo Sacchi che non ha mai messo piede non in ci un credo campo. Non un ci insegnante credo che non canta non, beh, non no, esiste, vabbè. Non è credibile, non è secondo credibile me non è credibile. Ma che non canta nel senso che non ha mai cantato, o che non canta perché non canta più, ha smesso di cantare? Se ha un passato da cantante vero, cioè che fa le serate live, non può o aver smesso, tu dici? Io non lo so, magari arriverà un punto in cui smetterà. Però io ho 36 anni, quindi spero di continuare ancora per molto tempo, e che la passione mi rimanga. In effetti un maestro di canto deve saper cantare obiettivamente. Sono tanti i ragazzi che si iscrivono alle scuole, alla tua scuola, che chiedono, che hanno voglia di cantare. C'è un fermento, mi sembra, sì, notevole. C'è no? un boom. Maurizio e Lavinia sono due punte di sì, diamante. Però ho avuto anche Gloria, esatto. Marta Pilia, Castrocaro, Marco Frigao. Gloria che è andata secondo ad Amici. Ad Amici, no? Sì, esatto. Sì. Sì, c'è molta richiesta sul canto, grazie ai format, quindi i talent, quindi sì, c'è molta richiesta. Io seguo molte persone, tra Skype e la scuola, ho un buon numero di allievi. Dove lavori, su cosa si lavora e quali metodi? Perché sei arrivato a far esistere un metodo Calafiura? Sì. Ah, ecco, ebbene sì, perché si inizia dalle basi, dalle nozioni sì, che impari tu e poi mischi tutto, e poi mischi tutto. Fai un tuo metodo e se funziona hai risultati. In questo caso sta funzionando, funziona, questo metodo sì, sì. Piace. Qui è la fioritura musicale di questo ragazzo, è la formula della Coca-Cola, non te lo dirà mai il metodo, no, Calafiura, per perché non bisogna dire giustamente lui, ma lui da noi però funziona, è come la Coca-Cola, è buona, funziona, tu sai come è fatta, sì, no, sì, non ma non corrode, no, non corrode, bravissimo, anzi e affascina sempre. Da un notevole apporto a quelle che sono già i talenti e le doti che uno può avere, perché poi sì, cantare, ragazzi, dicono che tutti sappiano cantare. Sì, poi non credo, vabbè, non, sì, non lo so. Però a mio avviso, da qualche piccola esperienza anche mia, non tutti hanno la capacità di poter arrivare a fare i cantanti. Allora, è una perché cosa... cantare possono cantare tutti, sì, ma fare il cantante è un'altra è diverso, cosa. È un'altra certo, cosa, sì. Certo. È un altro modo di vivere. Qual è la tua idea su questo? Che effettivamente tutti possono cantare se hanno la passione.
quindi c'è qualcuno che si mette il problema, sono troppo grande oppure sono stonato, se ti piace lo fai, quindi il passo... Beh, la voce è forse la cosa che non invecchia se non l'hai rovinata tu attraverso, sì, sì, diciamo, un maltrattamento puoi sempre di altro la tipo. Voce, sì. Quindi... Beh, col tempo anche ingrossare, vero? Sì, se sì, sì, sì. Anzi, forse, beh, vabbè, per il cantante la voce più grossa determina anche, potrebbe anche meno piacere. Capacità, ma forse capita anche meno capacità di estensione, stavo dicendo, ma forse capita anche ai grandi cantanti, penso a un Baglioni che ho presentato a Capodanno di qualche anno fa, su alcune canzoni dove arrivava da giovane a prendere proprio note pazzesche, adesso fa un po' più fatica. Però ti dirò, io negli ultimi 5 anni sono migliorato molto. Io sono brani che faccio adesso con la band. Però Baglioni c'ha anche quasi 60 anni. Appunto, e anche molti live alle spalle, sicuramente. Esatto, ok. Però ho acquistato molta più agilità nel tempo, quindi non è vera questa cosa. Ok, quindi le verità stanno sempre nel mezzo, sì, in base a chi e cosa appunto si trova a fare in quel momento. Grazie a Sergio Calafiura per essere passato a trovarci. È stato un piacere. Complimenti ancora per tutti i tuoi successi. Grazie. E in bocca nel al lupo campo musicale e nell'insegnamento. Ovviamente a Maurizio Di Cesare, che salutiamo per la sua esperienza lì a The Voice, poi magari chissà che venga a trovarci anche lui insieme a Lavinia. Noi domani alle 8 saremo di nuovo qui, grazie a Cristian Manca, Gigi Perra, Stefano Perra, DJ Fabietto, grazie a quest'uomo che ha cambiato, che amico, senza di lui nulla si potrebbe, e grazie a tutti voi che ogni giorno avete la pazienza di seguirci. Ciao e ciao, tanti, a domani tanti. Alle 8, ciao, sempre grazie. Al desco mediatico di Sardegna 1. Ciao ciao.